Ciao ragazzi, mi chiamo Alberto, questa è Cecilia, ci aiuterà oggi nel workout. Allora, cosa faremo oggi? Faremo un warm up, quindi un riscaldamento, una parte di skill, quindi di abilità, cercheremo di approcciarsi a due movimenti e un workout finale. Bene, partiamo con il warm up. Grazie. Allora, partiamo con i jumping jack, quindi farete 40 jumping jack. Apro, chiudo. Cercate sempre di lavorare con qualità, ok ragazzi? Grazie. Poi, o un PVC, che ovviamente non avrete tutti, ma va bene anche un manico di scopa. L'impugnatura è larga, che vi permette di portare il PVC all'altezza delle anche. Da qua faremo delle rotazioni avanti e dietro, me le fai tre frontali e poi ti metti tre laterali. Anche qua movimenti lenti, precisi. Giri. Schiena dritta, petto in fuori. E grazie. Poi andremo a fare gli arm squat, quindi squat corpo libero. Prego. Scendo, spingo bene i talloni, ora ti giri, sempre laterale. Il peso è tutto sui talloni, ragazzi, ok? Scendo oltre la linea del ginocchio con il sedere, schiena bella dritta. Grazie. Poi, push up. Quindi, flessioni o piegamenti sulle braccia. Allora, da qua fammi con il ginocchio a terra. Salgo, scendo, poi fare gli altri due laterali, di questi 10, poi tanto dopo ripeterò tutto il workout, ma lo troverete ovviamente scritto anche nella descrizione del video. Salgo bene, schiena dritta, ginocchio appoggiato, se riesco a farli bene così posso farli anche stesi, normali. Grazie. Metteremoli giù, poi faremo 40 secondi di plank. Plank o sulle braccia o sui gomiti. Anche qua schiena dritta, addome bello contratto, 40 secondi. Se non riesco a farne 40 secondi consecutivi, faccio finché riesco, rifaccio 3 bei respiri e continuo fino al completamento dei 40 secondi. Quindi, per quanto riguarda il warm up, faremo 40 jumping jack, 30 rotazioni con il PVC o manico di scopa, 20 air squat, 10 push up, 40 secondi di plank su mani o gomiti. Passiamo alla parte di skill, 10 minuti, due movimenti, perfect squat, quindi un semplice squat corpo libero però fatto nel miglior modo, quindi di qualità il più possibile, e front squat sempre col manico di scopa o PVC. Considerate almeno un 5 minuti di lavoro per blocco, ok? Quindi 5 minuti per il perfect squat, 5 minuti per il front squat. Allora, metti 3, ok? Perfetto. Allora, cose da considerare su uno squat corpo libero sono l'apertura dei talloni all'altezza delle spalle, le punte leggermente ruotate di 10-15 gradi verso l'esterno, spalle belle aperte, petto in fuori, schiena dritta. Scenderò con le mani alte per avere un'ottima postura, sguardo frontale, ok? Le ginocchia non supereranno mai la punta del piede, scendi piano piano rallentatore, piano, ok, stop qua. Come vedete siamo perfettamente in linea, ok? Quindi questo va benissimo, come vedete, spalle belle aperte, giusto, schiena dritta, il sedere leggermente più basso, grazie. Questo è un perfect squat. Scenderete piano e salirete piano, questo per 5 minuti. Se avete uno specchio, o meglio, almeno vi controllate per quanto riguarda il movimento, scendo e risalgo piano. Quando sentite un po' di bruciore, ragazzi,
interrompete un attimo, fate un po' di recupero e ripartite. Ok, passiamo al front squat. Allora, per quanto riguarda il front squat, praticamente la differenza da un air squat è che abbiamo un carico o un'attrezzatura frontale, i gomiti in questo caso salgono, ok, come vedete formano una mensola. Ok, se non riuscite ovviamente a questa altezza, perché poi dipende anche dalla vostra mobilità, va bene anche leggermente più basso, mettete sempre laterale. Ok, l'importante è che il gomito sia davanti alla linea del PVC o del bilanciere, quindi mi può andare bene anche qua, ma non va bene qua. Ok, quindi mi concentrerò a stare con i gomiti davanti al PVC. Qua, sempre per 5 minuti, cercherete di fare movimenti lenti, precisi, di qualità, scendendo sempre gli squat. Quindi scendo, mantengo la schiena dritta e il petto fuori, ok? Scendo sotto al parallelo, quindi sotto la linea del ginocchio, spingo sempre dal tallone, salgo e stendo le anche. Ok, è importante questo. Non mi fermerò mai qui e poi riscendo, mi fermo qui e riscendo, invece no. Stendo le anche, scendo e salgo. Grazie. Allora, siamo arrivati al workout, quindi all'ultima parte dell'allenamento di oggi. In questo caso il VOD, quindi il workout VADEI, è composto da 21-15-9-3, quindi sono le ripetizioni, di PVC, front squat, quello che avete fatto prima. Ovviamente qui dovremo lavorare un po' più sulla velocità, ok? Quindi è un short time, dovrete finire tutte le ripetizioni nel minor tempo possibile. Cercate comunque sia di farli con un minimo di qualità, non andate troppo veloci per penalizzare poi la qualità del movimento. Quindi 21, 15, 9, 3, di PVC front squat, burpees e sit up. Ora andiamo a vedere gli esercizi e poi ritorniamo sull'esecuzione, ok? Qualche consiglio. Grazie. Allora, quindi PVC front squat, fammi 4-5 ripetizioni, belle veloci. Una. 2, perfetto, 3, stop. Poserò il PVC o il manico di scopa, andrò a fare i burpees, quindi metti di laterale. Burpees, scendo, petto a terra, coscia a terra e salto estendo le anche. Vai, fammi le due lenti. Scendo completamente, salto, ok? Mani o dietro ragazzi o alte, importante che ci sia l'estensione del muscolo. Ok, poi ultimo esercizio sit up, quindi si parla di addominali, addome, gamba a farfalla, come vedete, scendo, tocco dietro le mani, slancio forte con le braccia, come se dovessi tirare una palla a un mio compagno o amico davanti, o al muro, ok? Altre tre. Grazie. Quindi, torniamo a noi. Me lo ritieni per favore? Ok, quindi faremo il workout articolato così: 21 PVC front squat, 21 burpees, 21 sit up, poi 15 PVC front squat, 15 burpees, 15 sit up, 9 PVC front squat, 9 burpees, 9 sit up, 3, 3 e 3. E qui abbiamo finito. Ok, segnerete poi ovviamente il tempo e se volete ce lo scrivete anche nei commenti. Ok. Per quanto riguarda l'esecuzione, cercate di dividere tutto in parti uguali il più possibile, tipo i 21 fate un 11, poi recuperate un po' e fate le ultime 10 ripetizioni, i 15, 8 e 7 e poi gli altri potete anche farli consecutivamente oppure smezzare il 9 in 5 e 4. Non c'è un'indicazione sul recupero ragazzi, quindi dovete cercare di recuperare prima sicuramente di andare tanto in affanno o recuperare dopo ogni esercizio o quando frazionate gli esercizi, quindi è un po' come posso dire, a piacere, però la miglior cosa è ascoltarvi e recuperare quando ne avete più bisogno e prima, ripeto, di andare in affanno. Grazie, al prossimo allenamento, un saluto da Cecilia e Roberto. Bye bye.